sono le 10:10. È forse la rapidità con cui si è arrivati al vaccino l'elemento che incute qualche timore, ma la verità è che proprio la violenza del Covid-19 ha impresso un colpo di acceleratore al lavoro dei ricercatori. Lo ha ricordato anche il capo dello Stato nel suo messaggio di fine anno per il vaccino. Ha detto il presidente Mattarella, si è formata anche con il contributo dei ricercatori italiani un'alleanza mondiale della scienza e della ricerca, sorretta da un imponente sostegno politico e finanziario che ne ha moltiplicato la velocità di individuazione. È la scienza dunque ad offrirci l'arma vincente, ma può farlo solo laddove essa riesca a sconfiggere ignoranze e pregiudizi. Vaccinarsi, ha ribadito il Presidente della Repubblica, è giusto perché è necessario per la sicurezza comune. Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere. Di fronte ad una malattia così fortemente contagiosa che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi. Lo si ribadisce anche a livello locale. Non è obbligatorio, ma è un atto d'amore verso se stessi e verso gli altri. Per arrivare alla cosiddetta immunità di gregge occorre che almeno il 70% della popolazione si sottoponga a vaccino, rispettando ovviamente gli step già calendarizzati. È per questo motivo che si mobilitano anche i medici di base. Vaccinatevi tutti, perché solo praticamente vaccinandosi noi riusciremo a debellare questa patologia che ci sta affliggendo ormai da un anno. E per arrivare praticamente alla cosiddetta immunità di gregge dovremmo arrivare almeno al 70% di vaccinazione di tutta la popolazione. I tempi saranno praticamente spalmati diciamo, nei prossimi mesi. Infatti stanno vaccinando prima i sanitari, poi praticamente la popolazione a rischio. Quindi io penso che da adesso fino ad agosto ci sarà questa finestra per fare le vaccinazioni. È attendibilissimo per il semplice motivo che praticamente è un vaccino, sono vari tipi di vaccini. La gente ha paura perché praticamente questo vaccino è stato fatto troppo velocemente, ma dobbiamo pensare che l'urgenza dell'epidemia ha portato a fare diciamo, degli studi molto più rapidi, non solo, ma tutta la burocrazia che era presente prima di questo virus ha superato finalmente questa situazione, per cui diciamo che sulla sicurezza possiamo stare tranquilli.